Arrivando a Xiva, la cosa che impressiona sono le mura. Sono alte 10 metri e seduti in auto non si vedono gli edifici interi. Sono lunghe 2 chilometri ed hanno 4 porte. Spesse 5-6 metri, sono massicce ma appaiono anche fragili, in parte in mattoni ma anche in semplice fango secco, rivestito con paglia ed argilla, così come sono anche alcuni edifici e case che vedremo. Le prime informazioni certe sulla città partono dal XVI secolo, quando fu capitale del Canato di Corasmia. Le mura sono state costruite dopo la distruzione della città nel 1740 da parte dei persiani. Salendo su una torre abbiamo una veduta complessiva della città. Oltre ai monumenti, tante abitazioni sono all'interno delle mura. Delle città che visiteremo in questo viaggio sull'antica via della seta, Xiva è, a mio parere, quella rimasta più genuina, con ricostruzioni abbastanza fedeli all'originale e limitati inquinamenti di architettura del periodo sovietico. Questo albergo è stato costruito all'interno di una madrasa, cioè scuola coranica, che è stata trasformata con le camere che sono le celle degli studenti di allora. L'accesso alle camere è piuttosto un'avventura. Adiacente all'albergo Madrasa c'è il minareto incompiuto, Kalta Minor, il simbolo di Xiva. La città ha decine di madrasse, moschee, minareti, mausolei, eccetera. La nostra efficiente guida, Munya Nir, avrà comprensione se nonostante le sue puntuali spiegazioni non ci è possibile in una sola visita ricordare e distinguere precisamente tutti i vari luoghi. L'arte musulmana ha tantissime decorazioni, però è assente di rappresentazioni umane e di esseri viventi, perciò nessuna statua, nessun ritratto o figura più memorizzabile. Pur cambiando gli arabeschi per forme, colori, materiali, dopo poco il tutto diventa per noi simile. Apprezziamo la grandiosità, la preziosità dei lavori. Gli edifici delle madrasse sono stati trasformati in musei.
talvolta in semplici esercizi commerciali ed anche laboratori artigianali. Queste raffigurazioni con ritratti sono comparsi dopo l'avvento russo dal 1920 in poi. La moschea di Juma, o moschea del venerdì, è del XVIII secolo. Non ha portali o cupole, un piccolo minareto. Una singola grande sala con 215 colonne di legno che costituiscono la vera decorazione e la ricchezza della moschea. È la cittadella all'interno della città, la fortezza dentro le mura cittadine, la residenza del Khan, costruita intorno al 1840. Contiene tutto quanto fa bisogno per l'amministrazione e per le esigenze del reggente: arsenale, abitazione, harem, moschea, zecca, prigioni, eccetera. Il palazzo detto Toshovli significa palazzo di pietra. Aveva 270 stanze, 3 corti. L'architetto è stato impalato dal Khan per ritardo nella consegna. Poteva avere solo 4 mogli secondo l'Islam, ma anche poteva avere concubine. 50 concubine. Qui 40 concubine. La stanza più grande è quella del Khan, con la loggia Ivan esterna per i ricevimenti ufficiali e la stanza interna più intima. Questa è la moschea d'estate, sempre all'interno della cittadella. Più alto, 44 metri. È la porta orientale, la più antica, dell'inizio 1800. C'era qui anche il caravan serraglio e appena fuori c'era un importante mercato degli schiavi.
abbandoniamo la zona monumentale per inoltrarci nella parte abitata all'interno della città murata. Le case sono basse in fango e paglia, anche in mattoni. Le strade sono piuttosto dissestate, ma tutte le aree pubbliche sono pulite. Un sistema organizzato di volontari, si fa per dire, integrano l'opera degli addetti dipendenti. Nelle case, ma altrettanto nei locali delle ex madrasse, ci sono laboratori e botteghe di artigiani. Le tradizionali bellissime porte in noce sono ancora realizzate da questo artigiano intagliatore. Questo leggio per il Corano è realizzato in noce da un unico pezzo di legno.